Ciao a tutti ragazzi, noi siamo i Tops e dopo un grande stand by siamo tornati con una nuovissima challenge per farvi divertire ed emozionare. E ragazzi, io coltello. Questo qui è la pizza challenge, praticamente noi focaccia alle olive. Sì, ecco, focaccia alle olive challenge. No, dobbiamo togliere le olive. Praticamente noi abbiamo fatto preso degli ingredienti che non ci azzecca niente con la pizza e praticamente sono tutti scritti qua, tipo nella mia mano. Ginger. Vabbè, il ginger va su tutte le fette di pizza e praticamente noi dobbiamo pescare due ingredienti e lo mettiamo sulla nostra fetta di pizza. Perciò non sbaglio, ho mangiato anche le olive. No, va bene. Maledetto. Beh, spero la che la vi piaccia e buona visione, Shabali. Bene, adesso inizieremo con l'estrazione dei biglietti. Incomincio io. Brioche. Vado io. C'è il mio di sullo, mi incanto. Nesquik con la K. Si scrive Nesquik. Io ho preso Nesquik. Io ho preso, secondo me, il miele. No, il Nesquik. Beh, okay. Nesquik. Allora, poi io. Lo yogurt agli agrumi. No, non voglio il miele. Lolo pesca bene perché mi sa che l'ha pescato giusto. Miele di sulla. Miele di sulla. Mio, è il mio ingrediente che è lo yogurt. È lo yogurt, anche se non leggero. Bene, allora iniziamo a mettere il ginger sulla pizza. Ginger va messo. Metti lo piano a punta e dico cazzo Pippo l'hai finito. C'è il buco. Che schifo, Pippo. È così che si fa. Ma dai, che negro. Io ho il miele di sulla e il Nesquik. Bene, adesso inizieremo a mettere gli ingredienti sulla pizza. Buona visione. Allora, io avevo il Nesquik e lo... Stiamo iniziando a fare la creazione della pizza. Basta, non sta mettendo basta, basta, io non ce la posso no, mettere. No, Pietro, devi mettermi la brioche. Guardiamo, guardate quanto è figo il miele di sul. Quanto ne hai messo, Lollo? Va bene così. Che schifo. Sì, ma dopo questo qui io mi sa che non posso più camminare. Sì, io non posso più mangiare, quindi muoio. Mi fai incancrenare lo sto. Guarda Lollo, che animals. Just like animals. A posto. A posto, lo va a bene. A posto anche io. Pubblicità. Abbiamo trovato una roba in casa mia che è una figata di giugno. Guarda, aspettate che parte. Castel Goffredo, oh, guardate la partenza. Non mi sembri tipo Frankenstein che sta entrando. Stacca la manopola, cioè che ci siamo. È una figata di gente. Scriveteci se lo volete vedere in qualche video. Ok, possiamo incominciare. Lasciamene un po' che abbiamo. Allora, chi inizia, ragazzi? Facciamo le sustiche. Facciamo chi inizia Pietro, poi io, poi lui. Sì, direi proprio prima di aver fatto... iniziato a prendere i biglietti per prima, ok. Inizia Pietro. Pietro, a te l'onore. Poi intanto il ginger che mi sta colando in faccia. Guarda mia pizza, ma tutto liquido. Sì, però c'è il miele di sulla in mezzo. Che schifo. Cosa? Buona. Mamma mia, ma si può essere
Sei un animale. Sei Lollo, un animale. Lollo, a te l'onore, fratello. Ah, ok. Lollo, stai stupiato. No. Che schifo. Vabbè, ora voglio provare. La tua sorella. Spero proprio di no. A me. Buona. Lei già sta bucando il miele di frutta. Vabbè, tipo perché hai preso il miele? Dai, sei stronzo, mi dai. È pure stupido che l'ha preso. Appunto. Bello. Io non mi chiedo a fare. Puoi cambiare? Io ho quasi finto. Sei un animale! No, ti sembra che lo mangi a colazione, vacca boia. Ah, buona. Buona. No. Ma come che animale? Ma tanto voi, secondo me. Mille. Ho fatto di coca e mi scucco. Mi è stato il tempo di vacca uccisa da due settimane con putrefazione. Ma mia, il miele sul... La vendo buona se non ti posso il miele. Miele bastardo! Non prendete più che altro a me. A me fa cagare... Cioè, il ginger sopra. Mi fa veramente schifo. Pachini la Corea. Sì. Ragazzi, scriveteci se volete vedere un'altra, un altro schifo del genere. Pietro mi sa che ha vinto la sfida. No, no. No. Non mettete mai i piedi sulla, sulla pista. Mai! Nessun'altra parte. Come cambiarla? Com'è? Come rondata, pedina. Buona, figa. Come rovinarci lo stomaco, tutorial. Non fate come noi, fate solo come dietro. Sì, davvero, cioè, sembra che stai mangiando una torta, Crivio. Tipo, io non so di più. Tipo, posso mangiare un po'? Poi l'hai messo in mezzo allo steco, manco. Molto buono. Questa qui dopo io mi ci pulisco il deretano. Alla finish. Pietro ha vinto la sfida. No, raga, io non sto a fare. Mangami, mangami. Ma si scemo, io non posso dormire di sulla. Ci sarà di 800 anni fa col miele. Io te lo vomitare. E no. No, io sì. No, perché fa schifo. Dopo sta roba dove cacchio la buttiamo. Sì, mangiate, mangiate, mangiate yogurt, qualsiasi yogurt, basta che sia abbastanza dolce, con il Nesquik liquido. Quindi è stato offerto da piede di sulla, ragazzi. Pubblicità. E io penso così. No! O dammi un goccio in mozzo. Ti vuole che non è scaduto lo yogurt? Non lo so. Come tutte le altre pizze d'altronde. Raga, qui non c'è neanche la data di scadenza, non si sono degnati di la la finanza dov'è quando serve? Raga. Certo però che sei proprio un pezzo di fango. Sono
di bambini che muoiono di fame nel più dolce. Ma che lasciare la focaccia non si può lavare? No, allo spreco del cibo, ragazzi. Senti che messaggio vediamo intanto. Ok, direi che Lollo riuscirà a finirla prima o poi. Vediamo che arriva secondo e terzo. Vi daremo notizie più tardi, infatti io sono arrivato ultimo. Ok dai, evita di finire di mangiare perché altrimenti... Da una lontra in putrefazione. Beh ragazzi, noi proveremo a vederci settimana prossima e... Shabali! No, la mia torta! Ah, no, caccia. Ciao.